Ecco, qui ci sono due tentazioni che abbiamo sempre nella nostra vita. La prima è quella di deprimerci un po', è vero? Di essere tristi, dire, avete sentito le parole di Giobbe, non fossi mai nato, è proprio arrabbiato, è veramente disperato, eh? Non mi avessero accolto due ginocchia, ma allattato due mammelle, fossi come un aborto, proprio abbastanza pessimista, eh? Anche noi certe volte abbiamo questa tentazione di buttarci giù, di essere pessimisti, di lasciar perdere, siamo stufi, non ce la facciamo più. E l'altra tentazione è questa qui, degli apostoli. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo? No, non ne hanno accolto Gesù, però loro sono arrabbiati. Ah, il Signore li punisse, no? Quando ci arrabbiamo, quando... Quindi, due tentazioni. Deprimerci e adirarci contro gli altri. Sono queste due tentazioni. Guardate che non c'è una giornata che non avete una delle due, è vero? A meno che non ti venga o di arrabbiarti con qualcuno o di deprimerti un po', è vero? Non c'è una giornata senza queste due cose, almeno un po'. Però dobbiamo vincerle, eh? Proprio riconoscere che sono tentazioni e vincerle, perché non portano a niente di utile. Arrabbiarsi certamente non ti aiuta a volerti bene con gli altri, non ti aiuta a risolvere i problemi, non ti aiuta a vedere le cose con oggettività. È la stessa cosa quando ci deprimiamo, vediamo tutto nero, non vediamo neanche il positivo, neanche quello su cui bisogna far forza. Allora cerchiamo, con l'aiuto del Signore, di vincere queste due tentazioni, soprattutto anche con l'aiuto della preghiera, che fa bene, e pregare seriamente ci rasserena. Siamo più ottimisti, siamo meno pessimisti, anche se a volte la depressione può essere una malattia. Però ho notato che anche delle persone, pur mantenendo la loro tristezza della depressione, che avevano quella malattia, però la preghiera li ha anche aiutati a lottare, ecco. Quindi non significa l'ottimismo che sono lì che ride e basta, no? Ma significa non arrendersi, è quello. E poi anche la preghiera ci aiuta a vedere gli altri con più misericordia, perché mi rendo conto che Dio mi vuol bene. Ogni volta che prego c'ho qualcosa da chiedergli perdono, è vero? Allora non mi arrabbio molto di meno con gli altri, è vero? Mi guardo anche dentro, mentre prego il Signore mi guardo anche dentro a me, e allora ne trovo tutti i colori. Allora sono anche più paziente con gli altri, è più facile non arrabbiarsi dopo che hai pregato.